Con un solo punto raggranellato nelle sei gare in panchina, la sorte di Mister Di Biccari era ormai segnata e per il Casalbordino arriva il terzo cambio stagionale al timone. Stavolta il sodalizio del patron Santoro opta per una soluzione interna con l'accoppiata tecnica formata dal mister in seconda Benedetti e dal team manager Iaboni. E il primo test è da brividi, visto che al comunale per l'ennesimo turno infrasettimanale della stagione arriva l'ambizioso Lanciano, che sta vivendo un buon periodo e punta a risalire verso i piani altissimi della classifica. I giallorossi iniziano subito con spirito battagliero e le motivazioni che crea un'avversaria di rango come il sodalizio di Mister Bellè danno nuova energia ai padroni di casa, pericolosi in avvio anche se l'ex di turno La Selva arriva in leggerissimo ritardo sull'invitante tiro cross di Della Penna. Poco dopo replica il Lanciano, favorito da una disattenzione difensiva degli avversari, con Tano costretto ad uscire per arginare la corrente Bocchio. I padroni di casa acquisiscono maggior convinzione e presidiano con più stabilità la metà campo rossonera. Dopo il tentativo infruttuoso di Falcone, che manca lo specchio della porta, i ragazzi del patron Santoro invocano il penalty in seguito ad un tocco di mano in area da parte di Mazzieri, ma il signor Carluccio di Pescara non ravvisa irregolarità e lascia proseguire con l'azione, che si chiude col siluro di Della Penna pericolosamente al lato. Il buon momento giallorosso prosegue con la successiva fucilata da limite di Fanelli, troppo centrale in verità per dare noie eccessive all'appostato Elezai. E se i casalesi creano ma non risolvono, il Lanciano è più concreto e confeziona il vantaggio al minuto 35 con Iseni, lesto a colpire sull'errato disimpegno di Giuliano, che nel tentativo di allontanare la sfera dalla propria area la consegna involontariamente all'appostato calciatore rossonero, il quale ringrazia e porta i suoi a condurre. Ma i casalesi hanno il merito di reagire fulmineamente e un minuto dopo si rimettono in carreggiata con Fanelli, che pareggia il conto anticipando tutti sull'invitante traversone dalla destra di Della Penna. La frazione si chiude con le nuove proteste casalesi sull'intervento dubbio in area di Tomaselli sullo stesso Della Penna, ma anche stavolta il fischietto aquilano non ha la stessa opinione. La seconda frazione stenta a decollare, ma sono comunque i locali a creare le migliori opportunità. Al ventesimo Elezai disinnesca con affanno la rasoiata dal limite di Gagliano. Sull'altro versante il neo entrato Mariano lascia partire un missile terra-aria che non incute particolari tremori al seminoperoso Tano. È decisamente più incisiva la replica dei casalesi, che non hanno grossa dimestichezza con la dea bendata, visto che il palo si oppone al gran diagonale di Fanelli, ma quest'ultimo deve mordersi le mani all'affondo successivo, perché l'errore non è da addebitare a nessun altro se la mira non lo sorregge adeguatamente, vanificando l'impeccabile cost to cost del neo entrato Errag. Il Lanciano si fa vedere nel finale con il temibile piazzato di Bertino, che dalla distanza impegna severamente l'estremo di casa, ma sono i giallorossi che vanno con più decisione a caccia della vittoria, con i tentativi di Fusaro e Fanelli che non danno gli esiti sperati, ma in tempi di vacche magre può andare bene anche così. Patron Santoro, oggi un risultato se vogliamo positivo, ma se vogliamo dirla tutta, risultato molto stretto per le occasioni avute dalla sua squadra, apparsa in netta ripresa rispetto al solito. Grazie Antonio, grazie per esserci, assolutamente sì. Il Lanciano visto oggi a Casalbordino, una grandissima squadra, molto molto bella. Dicevo al tuo collega, forse la squadra più bella che è scesa in campo qui a Casalbordino quest'anno, senza voler togliere niente a nessuno. Risultato stretto, è vero, ci abbiamo messo il vecchio cuore giallorosso e le occasioni sono arrivate, siamo stati solo sfortunati. Eccolo qua Mister Bellè, dicevo, con il DS un'esperienza in comune a Piazzano, adesso si è rimesso prepotentemente in gioco in una piazza molto importante, tra le più importanti del panorama abruzzese. Buonasera, sì, diciamo che due o tre squadre importanti tipo l'Aquila, Vezzano, poi insieme a Lanciano fanno parte di società che purtroppo anni precedenti, ecco, facevano parte di altre ben categorie e adesso si ritrovano a giocarci un campionato, e per me è un onore, siamo una buona squadra. Oggi la partita, purtroppo, quando si perde l'80% dei contrasti difficilmente poi uno riesce a vincere, ma questo è anche dovuto poi al Casalbordino, che ha fatto veramente una bella gara, maschia, decisa, e ci ha messo in grosse difficoltà, partita che alla fine potevamo anche perdere, quindi a questo punto ci teniamo bene, ben stretto il punto, che comunque dà continuità dei risultati. I turni infrasettimanali purtroppo sono perdi tantissime energie fisiche e mentali, non hai tempo per preparare la partita successiva, quindi
dobbiamo fare riposare e rifinire la partita di campionato, sperando che poi abbiamo la settimana piena per poter recuperare le energie.